È appena iniziata la seconda e ultima parte della seconda guerra mondiale vissuta dagli abitanti di Rocca Romana e i primi protagonisti sono il signor Domenico Lombardi di Stadigliano, classe 1930, e la signora Margherita Offi, sua moglie, sempre di Stadigliano, classe 1932. Buonasera. 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 Signor Domenico, cosa si ricorda di quei giorni? Allora, io andai in una montagna a portare le vacche a pascolo. Le mucche, le vacche. Allora, al ritorno che facevo, trovo due militari in coppa a una casarella, un'arietta privata, però era abbandonata. E mi fanno segno che giro vicino a loro. Ma io sapevo che erano tedeschi, sia americani, sia australiani. Mi torno a rete e me ne fuggo e mi incontro con un amico di Dragoni che stava andando dai parenti a Stadigliano per non girare per la strada attraverso montagne che scendeva proprio a Stadigliano, che a Dragoni già i tedeschi giravano. E quello dice ma perché fuggi? Tanto tra cui dica così e così, due americani, due tedeschi, che lo che sono là, mi hanno fatto segno che io avvicinai e me ne sono qui. Torno tra, andiamo insieme e va bene, ci torniamo, arriviamo là e a Puglia non c'è frullià, non può pure una maniera, non può pure nada. Io c'ero a capire che erano americani ed erano scesi col paracadute a Caiazza. A Caiazza già giravano i tedeschi e attraverso montagne venivano lì alla zona di Rocca Romana, diciamo, stato dato frazione di Rocca Romana. Sì. E allora lui lo sapeva, il paese ci stavano i tedeschi, ma che uno passava ogni tanto tempo e va buono. Aveva detto che potete venire là, c'è stato uno che parla italiano e ci abbiamo. Io vado avanti a tutti e tre e loro venivano dietro. Arrivavamo a un certo punto, ma giro e non venne giù. E già potevamo entrare in laice, adesso giù, che avevano visto la mazzaria da campagna tutta. E allora, per non venire in paese, ci scendiamo alla mazzaria che eravamo più sicuri. Scendiamo là, fortunatamente, c'era proprio il padrone era stato in America diversi anni, e l'americano lo parlava buono. Comunque, gli facetto mangiare, gli facetto bere, la sera se gli portetto a casa sua, ma lui la casa era piccolina, non gli poteva accudire la notte. Allora, avendo il cortile dove stava lui, c'erano una delle due famiglie che parlavano americano, che erano vieci americani, una famiglia propria era nativa americana. Parlate con chi di là e si millerano un consegno chi di là. Chi li da coderno per fino a che passecchio frutto, che tenevano nascosti, rendo la mazzaria, poi il paese. Lui attraverso campagna, senza fare la strada, gli portava a mangiare, gli portava a bere. Questo si chiamava Pascaglio Luigi. Poi arrivarono gli americani, i tedeschi, e il paese aveva qui, il paese poi gli uminero tutto quanto, ce ne fu. E li portarono da una montagna,
là i facendo una cappotta che potevano stare benissimo coperti, e là poi doveva nato se pascava, si chiamava Pascavi Conti, teneva la pastaria vicino a quella montagna che teneva la terra, insomma. E chiede, essendo che stava spullato là, io li portavo a mangiare. Che gli altri Luigi Pascari e De Mezzo Luce, di giorno se io una facciata, si stavano buoni, sì. Tutto è buono. Ma arrivano gli americani, in coppa ai profeti. E allora, questi americani, che arrivano ai profeti, questi tre paesani, gli erano là, gli erano i americani, proprio una ventina, giusto per salvare il paese. E allora, questi americani, gli portettero un maggioritto, Longone, e gli portettero per lì. Due paesi a Stavigliano. Ma anziché scegliere direttamente il due paesi che uscivano fuori il paese, che lì erano usciti verso il centro del paese, e attraverso campagna ascettano per andare alla terra e erano usciti mia sulla strada. Mentre stavano a tratire, uscivano mia sulla strada, perché dal terreno facendo la strada erano una quindicina di metri, ma la via era stretta. Arriva la camionetta tedesca che iva verso la Tina e la sparero, però essi non la accirevano perché non facevano il tempo a tirare su fucile la cuglia, ma la camionetta la bucherò. Comunque la camionetta fuori il paese è stata in fronte al muro e là rimanette ferma. E io se ne scappero in una montagna di fronte. Poi se ne era qui. E logicamente penso che attraverso montagna è stata per via Pietramalara. Perché la montagna finisce a Giuscanieri, là, tra Senna e Pietramalara. E là stava il prigioniero. Poi, quando gli americani arrivarono a Sai, in coppa ai profeti, pensavano che qua stava il punto del blocco dei tedeschi. E allora sparavano in coppa Castiglio. In Coppa Castiglio accidero diversi americani, ma accidero stesso gli americani, noi tedeschi. Ci fu un errore? Un errore, perché chi è uno portaglio fino di comunicazione, perché è stata a zona, Uggianello, è un lato di chi sta troppo romana, sotto quella montagna, là c'è stata un'altra via che va sopra, no? E quindi da là è un localato figlio. Cacca per vendere l'occhio umana era visto suo figlio. Incontra un amico, non più mondo luogo, e si mette a parlare suo figlio e compagnia bello. Ma passavano due tedeschi. Uno era di là, era parlare cacca poco italiano, era capito cacca poco italiano, perché se no passava come stava passando e camminava dritto, ma invece sentendo il ragionamento che chi stava qua con un amico se torna e c'è tutto figlio a dove sta, tu mi ci hai portato, se no tu qua riesci, ce l'avete portato e io taglio tagliato il figlio un po' a castiglio. Là succedettano ai figli gli americani, mia tanta morti e mia tanta feriti.
Comunque, a dottaggio Pio, c'è il video della comunicazione, arrivette la macchina che faceva la strada e facendo la strada con una giornata sconnette la montagna e arrivette in tua campagna del Stadigliano. E allora gli americani arrivano, muli, cascette le proiettole, i muli carichi le cascette, le proiettole, insomma, e partiamo. Ma da qua poi i tedeschi si sono allontanati. E comunque a Ginnanzi, che mi ero tempo perché la zona era lunga, arrivato a Milano Montelungo, poi là abbiamo trovato la resistenza, perché gli americani da qua non si potevano collocare, perché dunque si rimettevano, la cosa era messa. E se ne puoi mettere il sacco, cambiano là e là. Tutto di più. Succedette una battaglia forte. Signora Margherita, invece, lei cosa ricorda dei tedeschi? Io mi ricordo perché io ero piccola, ero baglioncella. Tenevo 8 anni. Che se uno dicevano che erano arrivati i tedeschi, erano minati. E mi hanno nominato stati là, noi ce ne avevamo qui tutta la masseria, tutti quanti. E là passavano le cose, gli apparecchi che le più piccole mandavano le bombe. Ah sì. Venendo che la bomba, una scheggia, un coppa, una terra, a Ciretto non cresciamo. Di cui è tenuta la corsa e la morette, perché io stavo a sul. E morette, si diceva che aveva morto Pili. Visto che era andato posto all'altra passeria, all'altra parte della montagna, niente una carità. E vi ricordate scene in cui i tedeschi andavano a rubare del cibo nelle case? Stavano perdendo le case, rubavano tenevano le case chiuse con la roba. Lo scassavano, se lo pigliavano, mangiavano, facevano quello che volevano visto, noi ce ne fuemo. E poi per dire prima qualche cosa al paese, perché la massaglia di sé l'ha nascosto, qualche volta si viene a pigliare la roba, ma noi già se l'avevamo portata la roba. E stavamo tutti con la gente là, e noi stavamo pure là, mamma, papà, le sorelle mie, il fratello mio, 2 frati e 2 sorelle, stavamo tutti là. E poi, mentre che la macchina che passette per l'auto che aveva sparato a figlio che aveva detto che era morto, aveva una carriera scheggia, pure un coppa che stavamo noi. Ma una sorella mia, la più grande, e io va, cioè così, l'altra va più piccolo, si mettette sotto braccia così, e ci portette sotto la muregina, per paura che ci capivano le schegge. E ce n'era un coppa quando andava a casa roba. Fate bene i medicani che scendevano dalla montagna che dicevano Salaiaglio. Ah, Salaiaglio. La Salaiaglio passava e mi dicevano a preda, mi si diceva la zona di preda, con una pala rossa che scarubava le prede. E il mulo ha chiesto che tenevano le piante d'alve dentro la terra e ci attaccarono lì. I muli attaccati per macchie delle piante, i muli se non si erano tutte le cose che l'attuano per macchie la piante, sì. Di rimanevano senza quella roba attorno, avete capito? Sì. Mi ricordo questo, le gente che ci stavano poi alla massaglia mia, là ci stavano massai gente, che una femmina poi facette a mangiare al nome di cano. Facciate lupane, che ci tenevamo un forno. E che lo sai, facciate lupane, un pane fresco, con qualche sale, poi un briaghetti, facciate mangiare. E io vado a vedere le signorine. Certo. Quando stavamo noi. E noi poi tutti in faccia della porta per venire a casa. Gli americani poi, non potevano uno, che era un capo, che io l'aveva fatto queste mosse. Chi lo pigliarono e lo portarono
alla via di Fronte. Non è pronta una via. Tutta questa mi ricordo. Allora, gli americani che sono passati poi, sono passati di Fronte, sono arrivati a Castiglio, là hanno trovato la fortificazione lì tedeschi, perché là si erano fortificati, gli americani non potevano usare il corpo. Era la terza divisione e torna a Reto e via a riposo a Stagliano. Tutta la campagna era Stagliano, erano tutte tende americane, perdendo le tierre, erano tutte tende resultate. Mio solario di mio padre, c'era la cucina, la tenda della cucina. Poi c'era una viarella che gli vanno ad ammazzare lì giù sopra, no? E due sorelle passavano tutti i giorni sotto in coppia. L'americano si innamora di una delle due sorelle. Dice ti, se è salvo, ritorna a sposarsi. E comunque se salvette e tornette a stava sposetta. Ah. Nato americano, pure con nata signorina, pure se innamorette, e stava venendo a sposare. Poi, quando sono ripartiti la terza divisione, là è successo un massacro. Era una continuazione del bombardamento in coppa della montagna di Cassino. Insomma, passavano 7, 8, 10 apparecchi la volta. E passato Cassino poi camminavano. E un massacro che hanno fatto più grosso i tedeschi, l'hanno fatto alla Polonia. Polonia. Alla Polonia. E tu hai un coppano una rivista di Kimmler, che hanno fatto un campo di concentramento e oltre 7.000 e 10 persone civili le massacrero tutte quante. Quelli che sono andati poi a venire alla Russia, ne sono tornati pure pochi, sono soldati italiani. E non frate cugino mio, è tornato vivo e il suocero Reannaca è tornato pure vivo dalla Russia. Disse mio cugino, dice noi, il cibo che mangiavamo noi non mai sapevamo quello che ci mangiavamo. Dice, e lo mascavà e bevve notte per tutta la neve, quello che trovavamo ci mangiavamo. Purtroppo quella era... Ed è tornato proprio il 45, verso il 46, è tornato dalla Russia. E dalla Russia fino ai Casale Deano, tutta per terra. Mo con lui ci stavano parecchi paesani che lui conosceva. E quando voleva che lo fuoco si stringeva, e ci cercavamo di ci nascondere al momento che potevamo. Comunque, dice che rendendo un bombardamento forte, visto trova una pianta di oliva che era scaputata lì, e si ficca là dentro. Assieme a questo c'è Ivanato, paesano, e dice via di qua, Giuseppe, via di qua, ci indossiamo qua tutti e due, visto che la riuscita a piccare da lì, ma un'altra persona ci capiva tanto che era grossa questa piazza, e chiede Giuseppe, arriva una scheggia, io facendo sì così. Aia. Quando Cristo è tornato dal fronte, poi fu chiamato a presentare al comando.
perché se noi il comando lo portava disperso. Se non ci vuole il comando a presentarsi, il comando alla famiglia riferiva sempre che va disperso. Ma alla famiglia, al comando, gli contette tutto quello che era passato, i soldati che io conosceva, che erano morti, i sottufficiali, come si chiamavano, nome, cognome. Comunque erano la medaglia a Roma, al valore militare, e l'attivista era capitano. Allora io ringrazio la signora Margherita Offi e il signor Domenico Lombardi. Buona serata. Oggi sono in compagnia della signora Vittoria Muzzo, classe 1928. Buongiorno signora Vittoria. Buongiorno. Cosa ricorda di quei giorni? Io ricordo tante cose. Aveva 15 anni, due anni prima al 41 è morta mia mamma, 43 è arrivata questa guerra. Ci stavano i tedeschi, rubavano maiali, galline, ma di tutto, facevano di tutto. Però si poteva ragionare, che tanto che noi stavamo vicini, gli stavamo, non dico eravamo diventati amici, ma quasi, erano molto bravi, passavamo anche il vino, qualche cosa pure. Allora arrivò il tempo che dovevamo scappare e dissero ai miei genitori, a mio marito che allora noi eravamo ragazzini, ancora non se ne parlava di matrimonio, io avevo 15 anni, e dicevano ora ve ne dovete scappare perché viene la SS. Che era poco distante. Vicino, proprio a pochi passi, sotto qua. Dice dovete scappare perché sono terribili. Dice mio papà, e come devo fare questa creatura? Dove la devo rimanere? Non la voglio portare in montagna. Questa già due anni prima era morta mia mamma. Eravamo passate tante cose, erano cattivi tempi. Dice, l'unico mezzo è una mia zia, vicino a Chiesa Mulare, una masseria, più giù, mi ha portato da mia zia, ma là c'erano anche altri scollati, altri amici di mia zia. Comunque ci arrangiavamo alla meglio, si mangiava però con la tessera, diciamo così. Dopo parecchi giorni, e io piangevo perché volevo vedere mio padre, papà, voglio vedere tuo papà. Un giorno, ogni tanto guardavo, chissà se sta venendo papà, se sta venendo papà. Un giorno lo vidi che veniva, io le corsi incontro. Lui mi si mise in braccia, papà io voglio venire con te, io qua non ci voglio stare. E poi? E poi che è successo? Allora diciamo, adesso ce ne andiamo, perché gli americani avanzavano. Erano venuti qua. Gli americani ci hanno dato una scatoletta, dice che ci sta la carne dentro. E invece? E invece andò con la scatoletta, diciamo, le sigarette. Rimaniamo con la braccia. Intanto però altri vostri parenti si rifugiavano in montagna, sì, giusto? Sì, molti, molti amici, tutti paesani. Ma c'era del cibo per sfamarsi lì o no? No, figlio mio, non c'era miseria, c'era fame, c'era debolezza, non si poteva. Come vuol dire, si andava avanti come voleva dire proprio. Che tanto che qua una massaglia qua, pochi di Santa Croce, siamo tutti rifugiati. Ma non è che erano rifugio sicuro, perché le bombe, cade quella bomba, esplode, entrò nella casa dove stava, si è data tante persone, ci stava una mamma con una creatura piccola, un anno e mezzo, neanche pure, gli prese una scheggia, la squarciò la pancia e la piccola prese un po' di, che ancora tutt'oggi, c'ha la ferita vicino alla gamba, la piccola prese la vicino alla gamba e la mamma morì all'istante. E allora poi le cose cominciarono a mettere paura, no, qua ce ne dobbiamo scappare. E scappate tutte, Treggia, come si chiama? I profeti. Ecco, e scappano tutti.
E là sono stati parecchi giorni, fin quando gli americani non avanzavano. Cominciarono ad avanzare gli americani, cominciavano a scendere i paesani, cominciavano a venire così. Poi mi venne a prendere papà, ci andiamo così, quello che questo. E posso dire, ma siamo stati male, male. Cioè, avevamo maiali, galline, si prendevano tutto. Mia zia, quando io stavo là, dice, che papà poi dice, io ne vado sopra là, e noi avevamo maiali, galline, dice, portati dalla tua zia. La prima cosa, dopo mesi tedeschi, hanno preso il maiale. Mia zia poi voleva fare un po', dice, lasciatelo per favore, prende la pistola, se non ti stai zitto. Ricattavano. E allora ci dobbiamo fare silenzio, dovevamo fare silenzio. E poi venne il cattivo, ma durò parecchi giorni, preciso non me lo ricordo. Piano piano hanno avanzato gli americani, piano piano ci si è cominciata a sollevare un po'. Ecco sì. Allora, io ringrazio la signora Vittoria Muzzo per il suo tempo e la buona serata. Siamo qui con il signor Angelo Pecoraro, classe 1931. Buonasera, signor Angelo. Buonasera. Lei cosa ricorda degli americani e dei tedeschi? Ricordo parecchio. Ricordo quando sono arrivato qui a Rocco Romano e fecero uno scontro bellico con i tedeschi. Noi eravamo rifugiati in una cantina e giunsero dei soldati. Noi pensavamo che fossero stati gli americani, invece erano i tedeschi e ci presero pure a botte. C'era una vecchietta con noi che era rifugiata insieme a noi, perché stavamo scappando perché arrivavano le bombe. E tenevo un quadro del protettore San Cataldo. Ogni colpo che arrivava vicino alla porta mostrava questo quadro. Adesso o era il quadro o non doveva succedere niente, non successe niente. Ce ne uscimmo tutti liberi da quella cantina e scappammo nella montagna adiacente al paese. Di là raggiungiamo gli altri che stavano scappando e andiamo nelle montagne, nella contrada che si chiama Fratte. Fratta. Fratte. Là troviamo pure degli altri e poi cominciamo a incontrare gli americani. Cosa vi ricordate riguardo il lancio di granata? Vi ricordate le granate? Le granate? Sì. Le granate me le ricordo bene perché noi stavamo nella montagna di Rocco Romano che si chiama Zoppola e lì c'erano con noi degli sfollati napoletani, i quali noi per la paura stavamo zitti, i napoletani gridavano e i tedeschi sentivano il gridare e spararono a montagna e sparavano pure delle granate, però per fortuna fu ferito solo uno, ma lievemente riuscimmo a scamparcela e arrivavamo la mattina a questa contrada che ho detto prima, Fratte. C'è stato qualche vostro coetaneo, parente, che a causa della guerra è venuto a mancare? Sì, è venuto a mancare uno, però non è parente, era un amico, più o meno della mia età, sì, che mentre scappava da Rocco Romano, e si chiamava Luigi Russo, i tedeschi lo sparavano. Noi stavamo con lui in gruppo, scappammo, però nessuno ebbe il coraggio di lasciarlo là. E io sto raccontando questo, però faccio presente che avevo 7-8 anni. Ah, eravate molto piccoli. Ero un ragazzino, quindi non ho partecipato alla salvezza di questo. Era più anziano di me, aveva una ventina d'anni. Sì, era più grande. E questo è l'unico deceduto morto
in quei giorni. Poi ci sono stati altri, ma per altre ragioni. Parliamo dei vostri genitori ai tempi della guerra. Allora noi eravamo 5 figli, 4 maschi e una femmina. Io sono il secondo, l'altro è uno solo prima di me, gli altri tutti più piccoli. Mio padre partecipò alla guerra dell'Africa orientale, quindi è rimasto fuori dalla famiglia in circa 12 anni. Mia madre ha dovuto accudire i 4 figli, grazie allo stipendio che prendeva mio padre, perché era sottufficiale, ci ebbe la possibilità e noi avevamo la fortuna di andare in collegio. Mio fratello a Piedimonte, io a Teano, in seminario, e là siamo stati fino a una certa età. Poi, dopo 12 anni, mio padre è rientrato dall'Africa e è successo pure dei scenari, perché poi quando incominciano a rientrare da Rocca Romana, ce n'erano parecchi in Africa prigionieri, e tra questi c'era mio padre. Un giorno arrivò la notizia che stavano rientrando i prigionieri dall'Africa, e noi eravamo fatti grandicelli, io e mio fratello, e ci mettemmo, chiedemmo dove che stavano, e ci dissero stanno alla stazione di Riardo. Ah, mio paese. Allora noi andammo incontro a vedere se potevamo incontrare mio padre. Allora mia madre, c'era un signore qua che faceva una specie di taxi con il cavallo. Allora disse a questo: vuoi accompagnare i miei figli alla stazione di Riardo, perché forse arriva pure mio marito, il papà. E partimmo, lui ci mise, partimmo. Quando siamo arrivati a metà strada da Riardo alla stazione, incominciamo a vedere con gli zaini degli uomini, e uno di questi, noi poi eravamo biondi, questo andava piano, e chissà, lui aveva preso in antipatia, mio padre aveva preso in antipatia i tedeschi, perché, e poi disse: ma che ne è, dove li porta questi tedeschi? Non ci conobbe. Andammo alla stazione, ma lui già era arrivato qui a Rocca Romana, quindi ci fu una specie di tragedia brutta. E questo è per quanto riguarda mio padre. Poi rientrò e ebbe il quinto figlio. Poi con il passare del tempo, mia madre, poiché era nativa americana, gli rispettava la cittadinanza americana. Loro sfruttarono la situazione e se ne andarono in America con i figli più piccoli, tutti minorenni. E lì là sono rimasti diversi anni e sono morti là tutti e due in America. Mia madre e mio padre, e pure i fratelli e sorelle sono morti tutti quando lei in America. Troppo sono ricordi brutti. Allora io ringrazio il signor Angelo Pecoraro per il suo tempo e le auguro una buona serata. Grazie. Siamo in compagnia della signora Antonietta De Bernardo, classe 1930. Buonasera, signora Antonietta. Grazie. Signora Antonietta, cosa ricorda dei tedeschi? Allora, dei tedeschi, una ventina di noi siamo andati in Massariccia, vicino a Napoli, e i tedeschi, giusto appena, volevano ammirare per lui. Gli ho detto una lontana, e scappare, c'è tanto là, o tedesco, e mi sono in Massariccia. Poi i fratelli miei, i cugini miei, sono scappati là, vicino a Cacciabelle, Ottaviano, mi pronunciano, là, giusto. Qualunque animale trovava, si pigliava,
e si vedevano pure nella famiglia, padre e figlio. O figlio non veniva, o padre non veniva. Chi sa che fine di uccidere, non si sa venire. E si viene a campare, un dovesco, si viene a campare, si tedesco. Poi a settembre, non mi ricordo quando hanno sbarcato gli americani, hanno sbarcato, allora ci si era messo un po' l'acqua, quando sbarcato gli americani. Comunque mi sono parecchi giorni là, perché la messeria mia zia mi veniva a campare. E si è cucato un uccellare, tutti i materassi per terra, là erano il meme, là mangiava. Però da messeria mi ci vedeva, mi ricordo. Se la messeria lontana 2-3 km a Perugia, che era meno per lui, il tedesco. E vedere un in una lontana, che diceva, Artola, il tedesco. E, però non c'era disturbo, in giovanile, non c'era disturbo, là, che erano stati in Massarini, là, il tedesco. Poi c'erano gli americani, e tutti che mettono l'acqua, poi. Comunque, erano proprio brutti gli uomini. E giudici e tutti voi a cacciabella là, vicino Ottaviano. Vi ricordate qualche scena in cui i tedeschi andavano a rubare del cibo nelle case? No, quella scena là no, perché oggi non l'ho visto. Ci siamo scappati. Scene di maltrattamento invece, tipo no, tra tedeschi e americani? No, non l'ho visto, non l'ho visto. Hanno vissuto, perché la metà lì abbiamo vissuto. Non abbiamo avuto subito, ma però abbiamo scappato, non abbiamo visto proprio, lui vede. L'uomo era dall'altra parte, verso Ottaviano, una messaglia, ma una cacciabella. E siamo pure in Genova. L'aereo. E questo è tutto, i americani non hanno giocato, gli americani stavano a campare, in una terra, là, gli americani si cambiano là. Lancio di granate, vi ricordate le granate? Bombardamenti? Tenevamo pure i poveri che c'è in mezzo là, che dopo quando venivano in apparecchio si scrivono e tutto sotto a chi lo ricoveremo, ammette. Mio fratello mio lavorava là, poi mi era da e poi sotto il ricovero, e se gli metto il ricovero, getto una coscia tutta. E stato 3 mesi che la coscia mi ha fatto, sempre un libro di bombardamento. Io quando arrivavo in Parigi, si scava, l'allarme. E poi tutti i due ricoveri. Noi in campagna ci facevamo un ricovero. Due giardini da terra. Carri armati, vi ricordate? Ricordo, ma chi uomo ce ne può a me non tanto il gruppo che aveva di capito. Tu mi campagna, non ce l'abbiamo più, allora la casa che stiamo là San Gennaro Musulane, verso la mia zia e là ci abbiamo campato, perché lo casamento che teniamo. C'è stato qualche vostro parente, coetaneo, amico che all'epoca è stato proprio ucciso? È successo qualcosa del genere? No, si hanno umiliati i tedeschi, uccisero il nonno e se ne hanno portato. O figlio non veniva. Sarebbe un marito di Maria Rosa, sarebbe Maria Rosa e una cugina di Samelino. E un marito non va nero. Sì. E San Gennaro dicono, mio padre non si sa che fine ha visto, uccidente, credo, hanno ucciso. Allora, io ringrazio la signora Antonietta De Bernardo per il suo tempo e le auguro una buona serata. E ringrazio.